Un grande autore, un grande meridionale, direi anche un grande meridionalista, Mimmo Cavallo. Nei nostri studi approfittiamo della sua presenza in Capitanata, per chiacchierare con lui. Cominciamo da questa idea legata al Risorgimento, come nasce e qual è praticamente lo spunto che ti ha dato un po' il via, no? L'assist per questa iniziativa. Ma dico quello che sta dicendo in questi giorni, in questi ultimi giorni, Fiorella Mannoia. A me è successo un anno fa, quando ho letto Terroni, un anno e mezzo fa circa, quando ho letto Terroni di Pino Aprile, e naturalmente erano cose che io già avevo sentito parlare di questi argomenti del nostro risorgimento, visto senza il burka della retorica risorgimentale, diciamo, unitaria. E per cui mi sono messo subito in contatto tramite mail con Pino Aprile, il quale mi ha chiamato, gli ho lasciato il numero di telefono, mi ha chiamato il giorno dopo: Mimmo, ma io sono un tuo grande fan, dove stai? Io ho detto: io attualmente vivo a Roma, te staccio, ah, io sto a Frascati, beh, incontriamoci. Ci siamo visti e da lì è nata un'idea, quella di fare uno spettacolo teatrale. Io avrei dovuto scrivere le canzoni di questo spettacolo teatrale. Così è stato, c'è stata una prima importante a Roma, eccetera. E le canzoni le ho scritte con Pino. Il CD si chiama Quando saremo fratelli uniti e parla sia degli argomenti di Terroni, sia poi chiaramente mi sono dovuto documentare, per cui ho cominciato a leggere. In 6 mesi io mi sono letto la bellezza di una decina di volumi sul Risorgimento, dal Settecento in poi, per capire come realmente, Ti perché sei poi. calato in pieno nel periodo storico, Sì, ma perché poi dovevi affrontare simposi, incontri, cioè bisogna saperle le cose, bisogna. Allora, cioè, quello che non riuscivo a fare a scuola, perché a scuola te lo impongono, lo hai è fatto stato. Sì, perché l'ho fatto per eri amore. interessato, per Sì. amore. Oltretutto, voglio dire, sei un come posso dirti, un punto di riferimento per la musica italiana, insomma, non indifferente, no? Basta fare i nomi dei grandi artisti per i quali hai scritto e continui a scrivere, da Sì, Fiorella Mannoia a Zucchero, vedo l'ultimo grande successo di nero, Zucchero, Vedo Nero, Targato, Griffato, Mimmo Cavallo, ma potrei fare una sfilza di nomi, Gianni Morandi, no? E sì, il pezzo portato a Sanremo, anche lì c'è la Caffè tua Nero firma, Caffè Bollente, Nero il primo Bollente. brano che ho scritto per Insomma, Fiorella, si sì. fa davvero difficoltà a stilare un curriculum di Mimmo Cavallo. Io però ti ho presentato dicendo un amante del meridione, un meridionalista, perché tu credi evidentemente nel sud come grande risorsa culturale, come grande risorsa anche di riscatto sociale, se Ma sì, vogliamo. anche perché prima del 1861, diciamola tutta, prima del 1861 le cose erano completamente diverse. Il sud era all'avanguardia con altre due nazioni, Francia e Inghilterra, in Europa, e per cui questa idea antropologica chi è del sud è minoritario e meno, ci va un po' stretta, cioè è un po' una chiacchiera. E piano piano adesso questa visione si sta diffondendo. Diciamo che la storia la scrivono sicuramente i vincitori, però è la storia, proprio perché la scrivono i vincitori, è una specie di. Non la si conosce bene, è una specie di mortadella, nessuno sa come è fatta Va la poi mortadella. interpretata Poi ci eventualmente. sono dunque questi grossi bocconi carichi di colesterolo storico che noi abbiamo dovuto ingoiare, perché io da piccolo ho studiato che Cavour era un padre della patria, che Garibaldi era questo mito che poi è stato ripreso anche da una certa sinistra come Certo, eroe, dalla destra, cioè, per cui tutti questi e viene eroi. sfruttato anche pubblicitariamente A negli un ultimi certo tempi. punto, ci si rende. Mi raccontava Lorenzo Del Boca che mentre stava spiegando, bello grande, prima di scrivere, perché Lorenzo ha scritto delle cose molto belle, essendo poi tra l'altro del nord lui, ha scritto delle cose molto critiche sul Risorgimento, e mi diceva che mentre stava spiegando al nipotino la storia dei 1000 che vanno giù al sud e combattono contro 50.000
soldati e vincono. E il nipotino ha detto: zio, ma che sta a dire? E lì, credo, lui mi ha proprio detto così, Mimmo è stato come quando a Newton gli è cascata la mela in testa. Cioè, a un certo punto ho detto, ma fammi andare un po'. Cioè, è andato a informarsi, a lui, è stato... Certo. Lì gli si è accesa, insomma, sulla via di Damasco. La folgorazione. Mimmo, tra l'altro, Cavallo è reduce già da un bel successo nell'auditorium a Troia, dove si è esibito, sì. Però c'è un'altra data, quella di Torre Maggiore. Sì, faremo a Torre Maggiore, faremo un altro, diciamo è un po' un misto fra concerto, teatro, e alla Gaber, ma anche e soprattutto video con Pino Marino. Molto interessante. Insomma, molto, più di un motivo per venire a sentire, ad ascoltare, ad apprezzare, tra l'altro un autore che non scopriamo certamente. Sto facendo anche mi sono scoperto, insomma, mi vogliono nelle scuole, andiamo al nord, andrò a, poi tra l'altro in provincia di Bergamo, una scuola media, che la cosa è molto interessante perché io ho fatto altre scuole, licei, così, ma soprattutto anche scuole medie, e vedo che i ragazzi sono molto, molto interessati. Naturalmente bisogna... Io ho facilità a dirgli la storia, ma, perché dopo gli canto la canzone. Un meridionale nella terra dei leghisti, insomma. Mi hanno invitato anche in via Bellerio. Abbiamo litigato, logicamente, però dopo la trasmissione, questo, perché l'interlocutore era una persona civile. Abbiamo parlato. Poi dopo, a microfoni spenti, c'è stata una discussione sui FAS, che io ho detto che, insomma, questi fondi per le zone, per le aree sottosviluppate vanno a finire al nord, e c'è stato uno che mi ha redarguito, abbiamo cominciato... Batti becco, diciamo, sì, vivace, becco. Ma voglio dire... Bene. Secondo i loro costumi. Secondo i loro costumi. Io ringrazio Mimmo Cavallo per il tempo che ci ha dedicato, lo abbiamo rubato un po' dal suo tempo, così anche abbastanza tiranno, perché sta preparando... E io vi aspetto tutti a Torre Maggiore, non scordate. Sì, a Torre Maggiore, naturalmente diamo anche la serata intorno allo spettacolo. Si chiama Fora Savoia. Fora Savoia. È un invito fraterno verso questi fratelli Caino che sono venuti, ahimè, a liberarci un anno. Perfetto, 30 marzo. Tempo. 30. Bene. Grazie ancora e naturalmente con gli amici a casa l'appuntamento è a domani, puntuali, vengo dopo il TG. Ok, grazie.